C'è il nostro inviato Enrico Giancarli, proprio all'esterno dello stadio di Fiorenzuola. Abbiamo parlato diffusamente di questa partita, però tu eri lì dal vivo. Intanto ti chiedo le tue impressioni. Ciao Enrico, buonasera. Ciao Massimo, buonasera a te, ciao Giovanni, ben ritrovato, un saluto a tutti gli amici che ci guardano da casa in diretta su Rete 8 con la collaborazione tecnica di Diego Martelli. Le mie considerazioni sono che il Pescara si è scoperto fragile perché la Reggiana, anche quando era sotto 2-0, come struttura dava la sensazione di poter colpire da un momento all'altro. La Reggiana è partita molto forte, Pierno mi era apparso un po' spaesato, spesso andava vicino a Merola, ma la fase di transizione, forse abituato un po' a quello che era il precampionato, è stata devastante in negativo, perché da quel lato la Reggiana ha fatto molto molto male. Poi dopo il gol di Accornero con una deviazione di Cigarini, Pescara devo dire che ha preso bene campo. A me sono piaciuti soprattutto Manu e Dagasso a centrocampo. Pescara lì ha preso in mano il controllo delle operazioni, ha fatto bene, ripartiva altrettanto bene col Moruzzi che spingeva molto a sinistra e con la catena di destra da perfezionare, ma comunque con i concetti giusti, Merola, Pierno a destra. Ha trovato un gran gol del 2-0, la verticalizzazione di Dagasso in area per Cuppone, che ha fatto un movimento, credo Massimo fosse stato fatto in categoria superiore avrebbe avuto la copertina per giorni e giorni. Tanto passa il treno qui alle nostre spalle, non so se ci avete sentito, ma penso di sì. Dicevo, sì, la copertina per sì. Giorni e giorni, se fosse stato fatto in categoria superiore il gol di Cuppone. Poi a Cornero è stato un po' troppo leggero a mio giudizio. Zeman poco fa in conferenza stampa, vi riporto testuali parole, ha detto il rigore non c'era. Però io credo che sulla smanacciata di Plizzari a Cornero era in vantaggio, Fiamozzi gli ha preso bene il tempo ed è il contatto, secondo me oggettivamente c'è stato, quindi calcio di rigore, da lì è cambiata completamente la partita. Pescara completamente scoperto, grosse difficoltà oggi di Pellacani, Massimo, a mio giudizio. Sul lato destro dell'area di rigore del Pescara la Reggiana ha cominciato a fare quello che voleva, da un'azione d'angolo il colpo di testa di Portanova, poi qualche minuto più tardi Lanini ha puntato l'uomo, ha scaricato per il compagno Girma, che è andato dal lato corto dell'area di rigore, posizione decentrata, e ha trovato il 3-2. Nella ripresa non c'è stata, ecco, tra l'altro Enrico, anzi, ti volevo dire, sì. No, stai commentando giustamente il gol di Girma, preso nel momento in cui, sì, il Pescara ha battuto il calcio d'inizio, perché aveva già subito il gol, ha perso palla, sì, e sì, c'è stata la ripartenza, sì, sì, su quella fascia. Esatto. Cioè, su quella fascia che è stata un po' la fascia dolente, anche sullo 0-0, non so se avete notato dalla partita che avete visto in studio, Pierno spesso fuori posizione, spesso molto alto, e lì la Reggiana aveva creato già delle difficoltà, perché sullo 0-0 Portanova a porta vuota ha calciato male il pallone. Poteva anche finire 7-2 se al 93esimo Plizzari non avesse smanacciato dall'incrocio dei pali una punizione di Vido, ma questo è un risultato che secondo me deve far riflettere, non tanto la sconfitta, perché per carità la sconfitta ci può stare, un Pescara con tante assenze, un Pescara con tanti carichi di lavoro, un Pescara per la prima volta contro un avversario così forte, ma un Pescara che secondo me si è scoperto un po' troppo fragile e un po' troppo debole. Non so quanto i rientri di Tunjov, Aloy e Vergani possano contribuire a strutturare di più la squadra. Sicuramente sì, ma secondo me qualche riflessione va fatta. Sì, ci dobbiamo fermare, Andrea. Ah no, possiamo andare avanti? Andiamo avanti. Allora, Enrico, no, stavo parlando un attimo con Andrea, ti volevo chiedere, perché è stato molto bravo Diego che ci ha fatto vedere delle immagini non proprio edificanti, sì, no? Ci sono stati dei tafferugli all'esterno? Allora, io ti riferisco quanto ci è stato detto, e ne parlavo anche con Diego a microfoni spenti, perché noi eravamo in sala stampa ad ascoltare Zeman, Nesta, Cornero e Cuppone, e la sala stampa è a tutt'altro lato. Il deflusso dei tifosi di casa e il deflusso dei tifosi biancazzurri è stato fatto sostanzialmente contemporaneamente e si sono incontrati in maniera non proprio amichevole, usiamo questo termine, nel parcheggio vicino a dove ora è la nostra postazione. Abbiamo sentito l'intervento con le sirene
delle forze dell'ordine. Ora vediamo proprio davanti ai nostri occhi la polizia con l'assetto proprio da l'assetto da ecco, stanno andando in onda le immagini, mi dice Andrea, sì, di sì. Fabio con l'assetto da tafferugli, e quindi qualcosa di brutto c'è stato. Io mi auguro che non ci sia nessuna conseguenza, ma la dinamica è che sono uscite contemporaneamente le due tifoserie e si sono incontrate qui all'altezza dei parcheggi nel lato opposto a dove eravamo noi in conferenza stampa. Poi il nostro Diego è stato molto molto bravo, ha colto con la sua telecamera quanto stava succedendo e lo ha fatto vedere. È stato molto bravo, al di là delle responsabilità che chiaro non possiamo sottacere, però l'organizzazione non è stata affatto impeccabile, perché voglio dire, cioè, fai uscire prego un'altra considerazione che mi è proprio venuta in mente ora, perché è passato Aristi Di Colai dietro la nostra telecamera. Colai probabilmente come giocatore doveva fare questa partita, il cambio di Colai era un cambio scontato, se non è stato utilizzato è perché probabilmente con la firma di Spendi che ha lasciato Cesena la giornata di ieri, probabilmente tra domani e dopodomani si accorderà con il Cesena e quindi non è stato utilizzato. Ecco, a proposito, avevi parlato oggi, anzi avevi scritto oggi sul quotidiano del centro di Alessandro, credo sì. Che si chiami, sì, perché poi ho giocato nel Limolese due stagioni o Lombardi. Solo. Lombardi, classe 2000, che è una mezzala di struttura, lo ricordo benissimo, con Limolese. Quest'anno ha fatto poco a Reggio Calabria, però insomma la Regina era una grande squadra, ci mancherebbe altro. E la Regina sarà esclusa di fatto dal campionato di Serie B dopo la bocciatura del TAR, quindi si svincolerà Lombardi. Quanto interesse reale e concreto c'è? Il Pescara insomma può prendere Lombardi a tuo avviso? Allora, ne ho parlato con Delli Carri proprio prima della partita. Delli Carri, ti ripeto le testuali parole, è un ottimo giocatore, mi piace molto, non ha aggiunto altro. E allora l'ha preso. Pescara ora ha sette centrocampisti. Il Pescara ha sette centrocampisti. Certo. La voce ufficiale della società è che senza uscite lì non ci saranno le entrate. Poi sai molto bene, Massimo, quanto il Pescara punti a Daniel Sannipoli del Latina, anche se la trattativa non è facile. Le parole di Delli Carri su Lombardi: è un ottimo giocatore, a me piace molto, è un giocatore forte, però al momento siamo al completo a centrocampo. Queste sono le parole di Delli Carri. Certo, sono sette, però ricordiamo. Potrebbe presentarsi uno. Sì, sì, prego, potrebbe prego. Presentarsi un'opportunità, perché Delli Carri aveva detto, mi ricordo quando era praticamente fatta, poi è sfumata per la grossa offerta della Triestina, la firma di Piero Bon, aveva detto sì, è vero, siamo in sette, ma Piero Bon era una grossa opportunità. Ecco, magari da svincolato, se Tullio Tinti, che è il procuratore, dovesse accettare Pescara, potrebbe essere da svincolato una grossa opportunità. Assolutamente, Tullio Tinti, Montipò... pari, TMP. Allora, i centrocampisti, ricordiamo, sono sette, come dicevi tu giustamente: Aloy, Manu, De Marco, Squizzato, Mora, Tugnov, che finora Zeman non ha mai visto. Lui ha detto testualmente ieri così, e poi Dagasso, naturalmente, che sta facendo molto bene. Tugnov non l'ho mai visto, significa che si è infortunato subito, perché anche qui c'è un'area di mistero. Che cosa è successo? Lui ha la tendinite, no? Sì, una tendinite, da come abbiamo appreso da domani dovrebbe tornare in gruppo, stava meglio nella prima amichevole che non ha giocato, l'abbiamo visto correre intorno al campo, correva anche bene, sta molto meglio, al pari di Aloy. Zeman ieri ha detto che anche Vergani sta meglio, quindi probabilmente dovrebbe essere questa la settimana del rientro in gruppo. Il programma prevedeva originariamente l'amichevole con il Pineto giovedì, il Memorial, che poi era stato messo con un punto interrogativo, perché se il Pescara avesse vinto oggi avrebbe giocato domenica a Monza e quindi il torneo non si faceva. A questo punto credo che possa essere ripristinata la partita con il Pineto giovedì, ma è una mia supposizione, quindi va assolutamente verificata. Secondo me il Pescara ha bisogno di un po' di struttura oggi, almeno al cospetto di un avversario come la Reggiana, perché tutte quelle belle giocate fatte contro avversari di prima categoria e di promozione sono svanite nel nulla al cospetto di un avversario che ha sostanzialmente schiacciato il Pescara. Assolutamente. Pescara non ha fatto azioni oggi, non ha fatto azioni se non qualche concetto di catena a sinistra e a destra, come concetti giusti ma poi neanche interpretati tanto bene, perché Zeman è stato onesto in conferenza stampa, ha detto il gol di Accornero è nato non da una giocata ma da una conclusione deviata, e poi il gol di Cuppone
Sì, la verticalizzazione, se non erro, di D'Agasso, no Massimo? Perché Cupponi in conferenza ha detto a Cornero, a noi in presa diretta c'era sembrato D'Agasso che avesse dato il pallone a Cupponi. Devo essere sincero, l'ho rivisto tre volte perché poi le immagini erano proprio chiarissime, mi è sembrato proprio a Cornero, sì. Però insomma... Ti dico, da lontano i due giocatori si assomigliano esatto, molto. Esatto, ma lì quell'azione è stata secondo me molto bella, perché Merola per esempio, che aveva lo scarico facile sulla sovrapposizione di Pierno, ci ha ripensato giustamente perché c'era arrivata la copertura a destra e sono tornati a sinistra, un tocco e via, scarico, attacco della profondità, secondo me quello è stato un bel gol, al di là poi della finalizzazione che è stata strepitosa. Però poi a me non è piaciuto come il Pescara si è sciolta come neve al sole, è crollata, infatti. Uso il termine che vuoi, vabbè, quello sì, dalla mezz'ora in poi. Assolutamente, su quello maniera... siamo d'accordo, siamo d'accordissimo. Giovanni, ora voleva farti una domanda. La notizia, Massimo, che si è un po'... Sì, ti volevo solo dire che si è ripristinata la tranquillità qui all'esterno dello stadio, credo che si sia tutto risolto, quello di cui abbiamo parlato prima. Meglio così. E Giovanni? È sciolto il Pescara, anche perché tre gol in quattro minuti, insomma, avrebbero ammazzato chiunque. Però presi a causa di errori individuali con troppa Reggiana ha segnato con troppa facilità. Portanova che è libero sul calcio d'angolo del numero 42, quello della Fiorentina, bianco liberissimo, non ha dovuto neanche staccare più di tanto. Poi insomma stiamo parlando di Portanova, non stiamo parlando neanche di un Carneade. Però solissimo, dai. Volevo chiedere le impressioni di Zeman sulla partita, Enrico. Volevo chiederti, Enrico, ma lo possiamo ascoltare? Tra poco arriverà No, non lo possiamo ascoltare perché dopo tre ore si possono, per diritti, si possono ascoltare. Anche le interviste? Credo che con Arianna Iannotti, che con Arianna Iannotti a breve troveremo sul sito le parole del tecnico Zeman. Solo se era sereno Enrico o no, solo quello insomma. Non era tanto contento del risultato. Non era tanto contento del risultato. Però il risultato aveva detto che non gli interessava. Non so, però sei a due. Così no. Intanto, mentre stavate parlando da studio, ho parlato qui con Accornero. L'assist è di Accornero per il gol del 2-0. Quindi lo confermiamo. Assist di Accornero per il gol di 2-0. E Zeman non era tanto contento, conoscendolo sicuramente era molto arrabbiato, non l'ha dato tanto a vedere ma era arrabbiato. Quindi che frase possiamo estrapolare dalla tua intervista così per farci capire un po' quello il ma, suo stato d'animo? La sconfitta ci poteva stare ma così non me l'aspettavo. Ho capito. Beh, giustamente quando prendi sei gol non sei mai contento, questo è al di là del risultato che non gli interessava. Il risultato lui fa riferimento alla prestazione, probabilmente non si aspettava una sconfitta così pesante. Massimo, scusami, sta andando via Colai. Sì. Sta andando via Colai, io vi lascio un attimo perché voglio provare a chiedere se va via proprio. Aspetta, ci risentiamo tra un po'. Va bene. Perfetto, allora tra poco ascolteremo dalla viva voce di Enrico Giancardi che sta per bloccare Colai se andrà via o meno, però oggi non è entrato, che noi gli ultimi 20 minuti purtroppo non li abbiamo potuti vedere, quindi non è entrato, non ha fatto neanche un minuto, ma si sapeva già già verso Cesena, diciamo così, Colai, dopo che il Cesena ha dato spendi all'Empoli, non è ancora ufficiale, ma ormai ci siamo, roba di dettagli, deve essere solo formalizzata questa cessione molto importante. Dicevi Enrico, c'è qualche novità? Allora, io ho salutato adesso Aristidi Colai, sta ripartendo con il pullman della squadra, gli ho detto in bocca al lupo per Cesena, mi ha risposto crepi. Vedi? Quindi allora, mi sembra che sia eloquente. Quindi scenderà dal pullman a Cesena. può essere. Vabbè, rifacciamolo in bocca al lupo, perché è un buon giocatore, è un ragazzo per bene. Assolutamente. Va bene, Enrico, allora ci fermiamo qui, che dici? Che tanto abbiamo fatto 49 minuti. Ci fermiamo qui, io ringrazio Diego Martelli per la collaborazione tecnica, vi ha mostrato delle immagini che noi non abbiamo visto, non abbiamo assistito alla situazione perché eravamo nella sala stampa che è opposta alla postazione dove siamo ora, però immagino siete riusciti voi a vedere con Diego quello che è successo. L'augurio è che non sia accaduto nulla di grave, ecco. Però qualcosa è successo, questo sì. Sì, ci sentiamo alla prossima.